Un secondo. L'aiuto a scendere dalla macchina. Tobias, si trova lì. Chi è? Sono Alexander, apri la porta. Quanto costa? 2 marchi. No. Ma c'è qua. Grazie. Ci sono riuscito. Mi ha fermato quell'investigatore. E non sei venuto a casa mia per ucciderlo? No. Io non ho pensato che fossi stata tu. Cosa? Io? È stato ucciso con una FN-1903, la stessa pistola che avevo io. Non è possibile. Come puoi pensare che io abbia... Solo tu eri al corrente del... Avrei buttato la pistola dal ponte della ferrovia. Perciò sei andata lì e l'hai presa, vero? Tobias, sei impazzito. Ma se era la stessa pistola, chi può averla presa? Sono felice che non sia stata tu. Questi sono i sistemi di investigazione che usiamo. Se avessi bisogno del mio aiuto, questo qui è il mio numero. E questo cos'è? Scusi un attimo. Dovevo saperne di più. Allora, si è divertito? Molto. Ciao. Aspetti, c'è una cosa che non riesco a capire. È sicura di non essere mai stata in qualche bar con Tobias? Cerchi di ricordare. Ricordo quello che faccio. Perché allora Valtraude Simonis dice il contrario? Non lo so, questo lo deve scoprire lei. Sì, d'accordo. Ma allora per quale ragione si sarebbe inventata la storia del bar? Me lo spiega. Forse non sapendo dove vi incontravate vi ha seguiti. È solo una supposizione. Oppure ha ingaggiato un investigatore per farvi pedinare e magari quel tipo ha anche visto dove Tobias ha acquistato la pistola. Lei non crede? Sì, è chiaro. È stata Valtraude. Può darsi. Sicuramente l'ha ucciso lei. Oppure è stata lei. Io. Eppure l'ha sentito lei stesso. Come dice lei, ora finalmente ne ha la certezza. Mi ascolti bene. Io per adesso so solamente 2 cose. La prima è quello che Tobias le ha detto oggi. E la seconda è che lei è bravissima a fingere. Oh, io amavo moltissimo mio marito. È sempre stato buono con me. Lui era un uomo davvero speciale, comprensivo e generoso con tutti. Mi creda, non avrei mai potuto fare una cosa simile. E poi ancora bla bla bla. Vado al diavolo.
scusi, potrei farle una domanda? Ma certo, mi dica. Non si ricorda di me? Sono quello che l'altro ieri ha scavalcato di corsa il cancello, eh? Ah, oh, sì, certo, certo. Ora mi ricordo, venga. Sì, sì. Ha fatto un gran bel salto. Mi congratulo con lei, ha una forma davvero eccellente. Andiamo dentro, mi segua. Ah, sì, grazie. Si ricorda per caso il ragazzo che stavo inseguendo, quello in mountain bike? Ah, ragazzo in bicicletta. Sì. Vuole una birra? Sì. Non è gelata perché soffro di stomaco, ma questo non le interessa. È a temperatura ambiente. Ah, sì, sì, va bene così. Ma è buono lo stesso, eh? Grazie. Sì, mi ricordo di quel ragazzo in bicicletta. Come la chiamate ora? Mountain bike. Mountain. Sì. È salito lassù, su quel ponte. Sì, certo. Esatto. Da qui si vede molto bene. È proprio quello il punto in cui è caduto sulle rotaie. Sì, è vero. Ma lei come fa a sapere che è caduto? Non può averlo visto. Lo so. In ogni modo, è rimasto a terra abbastanza a lungo, perciò avrebbe potuto benissimo nascondere qualcosa, vero? Mi faccia pensare. Certo, è possibile. Senta, non è successo nient'altro su quel ponte? No, non è successo niente. Neanche più tardi? No. Niente. Ne è davvero sicuro? Ora che mi ci fa pensare, ho visto una giovane donna che si arrampicava. Era ben vestita e mi è sembrato strano. E cosa ha fatto dopo, se lo ricorda? Sì. Allora, anche lei è caduta nello stesso punto in cui è caduto il ragazzo in bicicletta. Ma è stato un caso. Oppure no? Riconoscerebbe quella donna? Certamente. Verrebbe con me? Con molto piacere. Allora andiamo? Andiamo. Cosa desidera? Vorrei parlare con la signora Simonis, è piuttosto urgente. Chi deve annunciare? Alexander Stein. Attenda. Non ho tempo da perdere. Ehi, aspetti. Ma che diavolo fa, la rialza? Non può entrare. Ecco. Giù la mano! Fermi! Polizia criminale, lasciatelo passare. Vi ringrazio. Un momento, signori, dove dovete andare? Dalla signora Simonis. Ora non può ricevervi, è molto occupata. Ci lascia...